Ad Arquata scrivi alla marcia contro il Terzo Valico, pomeriggio di tensioni, i manifestanti tagliano le recinzioni, la polizia li disperde, un anziano ferito. Buonasera, tafferugli tra manifestanti e polizia nel pomeriggio ad Arquata Scrivia durante la marcia di protesta contro il progetto del terzo valico ferroviario fra Piemonte e Liguria. Circa 2.000 i notav arrivati in zona, le forze dell'ordine sono intervenute quando hanno cominciato a tagliare le recinzioni del cantiere. Ferito un attivista di 68 anni, Franca De Paoli. La Val Polcevera e la Val Scrivia come la Val Susa, scontri notav e forze dell'ordine, lacrimogeni, manganelli, lancio di pietre. Oggi al cantiere del terzo valico ferroviario al confine fra Liguria e Piemonte. 5 contusi e un manifestante di 68 anni ferito leggermente. In 2.000, contrari alla realizzazione del terzo valico, hanno marciato da Arquata Scrivia fino al cantiere. Dietro lo striscione Riprendiamoci la nostra terra, comitati di cittadini residenti in Val Scrivia, in Val Polcevera, esponenti notav di Liguria e Piemonte, giovani dei centri sociali. Tra i politici il segretario di Rifondazione Paolo Ferrero, piemontese, e di Liguri Antonio Bruno e Stefano Sarti, rispettivamente consigliere comunale di Genova e candidato nella lista Tsipras. La tensione era nell'aria ed è esplosa quando alcuni attivisti hanno abbattuto le recinzioni metalliche armate di tenaglie flessibili e hanno invaso l'area off-limits. Carabinieri e poliziotti in assetto antisommossa hanno respinto i manifestanti. Da una parte sono partiti lacrimogeni, dall'altra pietre, bastoni e bottiglie di plastica. La manifestazione precedente, a novembre, si era conclusa con il taglio non contrastato delle reti di plastica, che nel frattempo sono state sostituite con quelle in metallo. Abbattute anche queste, stavolta le forze dell'ordine non sono state a guardare. C'è la legge obiettivo che indica l'opera come prioritaria. Ci sono gli stanziamenti per i primi due lotti. Entro l'estate, come ha dichiarato il commissario per il governo, Walter Lupi, si rifinanzierà l'opera per proseguire i lavori. La talpa che inizierà gli scavi per il tunnel di Valico arriverà nel giro di poche settimane.